Costa meno di 200 euro e si configura già come un assoluto best buy. Redmi Note 7 è il primo smartphone del nuovo brand di Xiaomi e offre componenti di ottimo livello, fra cui la fotocamera da ben 48 megapixel. Vediamoli insieme in questa recensione. A gennaio Xiaomi ha deciso di scorporare il brand Redmi e da adesso tutti gli smartphone più economici, che sono spesso quelli dal miglior rapporto qualità-prezzo, non riporteranno più il nome Xiaomi. Ed è così che nasce Redmi Note 7, che viene venduto in due versioni, una da 179 euro con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria locale, l'altra da 199 euro con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. In entrambi i casi si parla di versioni dual SIM, ma la seconda scheda condivide lo slot con quello della microSD, le due funzioni non sono quindi disponibili contemporaneamente. Redmi Note 7 adotta l'ottimo processore Qualcomm Snapdragon 660 a 14 nanometri con i 4 core principali da 2,2 GHz. Anche per merito della personalizzazione grafica, la MIUI 10 basata su Android 9 Pie, lo smartphone si comporta bene in tutte le operazioni di tutti i giorni. Fluido nello scrolling delle pagine e reattivo nell'apertura delle app, Redmi Note 7 può essere paragonato a un top di gamma quando si effettuano operazioni basilari, soffrendo un po' solo con le app più pesanti. Il tutto con un'efficienza da primato. La batteria è da 4000 mAh e nel nostro test di navigazione Wi-Fi ha resistito per 13 ore e 45 minuti, superando con disinvoltura la media della categoria. L'adattatore in dotazione è inoltre da 18 W e consente di ottenere una ricarica in un tempo ragionevole. Il display di Redmi Note 7 è un buon IPS da 6,3 pollici con risoluzione 2340x1080 pixel, quindi derivato dalla Full HD ma con formato di 19,5 noni. Lo abbiamo testato registrando una luminanza di circa 470 nits con impostazione al massimo e una copertura superiore allo standard sRGB ma inferiore al P3. In breve il display si vede bene ma non benissimo sotto la luce diretta del sole e offre immagini valide sul piano della precisione dei colori, anche se non può essere raggiunta la saturazione di molti dei top di gamma di ultima generazione. Lo smartphone è inoltre compatibile con le reti 4G LTE di categoria 12, quindi con 600 megabit al secondo in download. Supporta il Wi-Fi AC su banda 5 GHz e il Bluetooth 5.0, caratteristiche non così scontate in questa fascia di mercato, e dispone di un sensore di impronte per lo sblocco particolarmente affidabile e veloce. Non manca la radio FM e per la ricarica si può sfruttare il connettore USB Type-C integrato. Come da tradizione sui terminali della famiglia Redmi, c'è una porta infrarossi per la gestione dei dispositivi dell'ecosistema e quelli che fanno uso della tecnologia. Fra le porte, infine, c'è anche la combo audio da 3,5 mm. Insomma, a Redmi Note 7 non manca nulla e fra le caratteristiche più interessanti abbiamo anche una fotocamera posteriore da ben 48 megapixel. Dobbiamo dire però che, oltre ad essere una delle sue più grandi novità, è anche una delle più grandi delusioni. Il terminale può scattare sia a 12 che a 48 megapixel, ma la risoluzione più alta è disponibile solo nella modalità Pro. Attivandola però non si assiste ad un grande miglioramento nel dettaglio delle fotografie con i 48 megapixel che sembrano essere ottenuti da una sorta di interpolazione software. Si tratta in altre parole di una mera operazione di marketing, anche se c'è da dire che la fotocamera di Redmi Note 7 offre delle foto piuttosto convincenti anche e non solo in relazione al prezzo di listino. Il modulo da 48 megapixel viene affiancato ad un sensore di profondità da 5 megapixel che consente di ottenere un buon effetto bokeh. Sulla parte frontale abbiamo invece un sensore da 13 megapixel che offre anch'esso un buon effetto sfocato in post-produzione. In definitiva possiamo dire che non c'è niente di paragonabile a Redmi Note 7 in questa fascia di mercato. A 179 euro offre uno Snapdragon 660, una buona fotocamera e la MIUI che può non piacere ma che offre prestazioni molto elevate e paragonabili ad un top di gamma nelle operazioni di tutti i giorni. Certo, l'estetica non è proprio originalissima e la fotocamera sporge un po' troppo anche con la custodia in dotazione inserita. E c'è anche la questione dei 48 megapixel finti, ma il rapporto qualità-prezzo di Redmi Note 7 rimane eccezionale e chiedere di più a questo smartphone sarebbe davvero, davvero troppo.